Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo progettino fai da te e spero che il progettino di oggi possa tornarvi utile quasi tutti i giorni. Questo video in realtà l'ho iniziato 2 mesi fa con in mente un progetto per Pasqua, quindi una decorazione per Pasqua, ma poi ho cambiato e disfatto il progetto almeno 10 volte, fino a quando ho lasciato completamente perdere, ho messo in pausa il progetto, ho messo in pausa il video, ho messo in pausa tutto e l'ho ripreso solamente pochi giorni fa e ho sconvolto completamente. Ovviamente il progetto non è più una decorazione di Pasqua, ma una cosa che si può utilizzare tutti i giorni e spero davvero che possa esservi utile. Per realizzare questo progettino qua ho utilizzato queste sagome di legno che sono di diverse dimensioni, ma anche di forme diverse. Questo set l'ho trovato su Panda Hall Elite, vi lascio come sempre il link giù nell'info box. E queste sagome di legno sarebbero in realtà delle basi per realizzare dei cestini, solo che io non li ho utilizzati in questo modo qua, ma in un modo completamente diverso che tra poco vi mostro. E sempre per questo progetto qui ho utilizzato anche questi pezzettini di stoffa, anche questi li potete trovare sul sito di Panda Hall Elite. E anche di questi vi lascio il link giù nell'info box, dato che me li chiedete sempre e io non li metto mai. Il problema è che i prodotti di questi siti qua, ogni volta che fanno rifornimento li cambiano il link, quindi il link viene cambiato, il prodotto c'è ancora ma il link è diverso. Quindi magari vi lascio anche giù nell'info box le parole da cercare sul sito per trovare quel prodotto lì, perché il link appunto non funzionerà a lungo. Questo sito, che si chiama appunto Panda Hall Elite, è un negozio di vendita per corrispondenza, quindi trovate il sito online. Vende un po' tutti i materiali per il fai da te, ma è specializzato in perline e accessori, strumenti, insomma, dedicati alla creazione di gioielli. I materiali sono di alta qualità e i prezzi sono bassissimi. La cosa bella è che vendono all'ingrosso che in piccole quantità e i prezzi sono sempre super economici. E come sempre vi lascio il codice sconto, quando posso darvelo ve lo do e sono contentissima di condividerlo con voi. Io non ci guadagno niente, non ho nessuna percentuale sulla vendita, ma sono contenta se voi riuscite a risparmiare qualcosa. Il codice sconto è DIY by Selena, è valido su tutti gli ordini per 1 anno. Ve lo lascio comunque giù nell'info box. Detto questo, direi che è arrivato il momento di iniziare il video. Allora, come primo passaggio direi di dipingere questi cuoricini con colori diversi, con delle tempere color di giallo il mio cuoricino medio. Attendo che si asciughi e vado a colorarlo anche dall'altro lato. Coloro di un rosa molto chiaro il cuore più grande, e cerco dei pezzettini di stoffa che possono adattarsi al progetto che voglio realizzare oggi. E io sono riuscita a trovare alcune stoffe che penso possano servirmi oggi. E come vedete sono tutte diverse, molto molto carine, alcune sono proprio super pasquali, altre primaverili, ovviamente poi nei sacchetti ci sono anche altre fantasie neutre, altre dedicate insomma anche al Natale. Ok, si è asciugato il colore, adesso realizzo 2 sagome identiche con la forma del mio cuore. Taglio allora, questo è il primo, sarà la parte dietro, quella che non si vede, mentre per la parte davanti utilizzo questa stoffa qui che è esattamente quella che avevo in testa, che si abbina anche un sacco ai colori del cuore. Ok, questa è la sagoma su cui dovrò fare riferimento, però io devo a me serve più piccola perché deve stare all'interno di questi fori qua, quindi li rimpicciolisco un po'.
Ora li unisco assieme lasciando aperto solo un piccolo spaziettino che mi servirà per far entrare l'ovatta. Allora adesso, siccome io sapete non sono capace di cucire, utilizzerò la colla a caldo e quindi semplicemente passo la colla a caldo sui bordi, prestando molta attenzione, rimanendo il più precisa possibile. Faccio un pezzettino alla volta, in questo modo la colla non si asciuga. La faccio aderire bene. Continuo anche da questo lato, lasciando aperto l'ultimo pezzettino, gli ultimi 2 centimetri circa. Ora utilizzo questa parte che ho lasciato aperta per inserire l'ovatta. Cerco di posizionarla anche con le dita in modo da metterla in modo uniforme dappertutto. E ora finisco di chiudere con la colla, sempre stando sul bordo, più vicino al bordo possibile. Come vedete, alla fine risulta una specie di cuscinetto morbido. E adesso incollo il cuore all'interno della mia sagoma di legno. Incomincio dai bordi. E poi un po' anche al centro. Ah, scotta! Ora devo riempire un po' questa zona e quindi ho pensato di utilizzare questo filo qua, che riprende il colore del disegno del cuscinetto, e realizzare una sorta di finto ricamo o finta cucitura. Ho pensato di realizzarlo facendo entrare e uscire il filo dai vari fori. Faccio uscire da sotto il filo sul foro. Passo il filo un'altra volta all'interno dello stesso foro ed anche una seconda volta. Dopodiché cambio foro e lo faccio passare su quello successivo e vado avanti così fino a fare tutto il giro del cuore. No, Luna, ti fai male o lago? Sul retro lo blocco il filo con un nodino, taglio e questo è il risultato. Ho realizzato gli stessi passaggi anche con il cuoricino giallo. Ora prendo anche questo cordoncino e faccio passare anche questo tutto attorno alla sagoma del cuore in stoffa, in modo da definire i bordi e coprire anche eventuali imprecisioni. Molto bene, adesso vado a prendere un nastro di circa 2 cm di spessore, un elastico e la mia agenda che mi servirà solamente per prendere la misura. Faccio girare il nastro attorno alla mia agenda facendogli fare quasi completamente il giro, lasciando uno spazio di circa 4 cm tra le due estremità del nastro. E poi lo vado a tagliare e a
bruciare con un accendino in modo da bloccare i fili e fare in modo che non si sfilacci. Ok, adesso vado a tagliare anche la misura dell'elastico e sarà grande come lo spazio che ho lasciato tra le due estremità del nastro, e aggiungo circa mezzo centimetro per parte, che mi servirà poi per andarlo a sovrapporre quando lo devo incollare. Anche qui lo vado a tagliare e a bruciare con l'accendina in modo da fermargli i fili, ovviamente da entrambi i lati, e poi vado ad incollare l'elastico dalla parte rovescia del nastro, sovrapponendolo di circa mezzo centimetro sia da un lato che dall'altro. Ed infine è arrivato il momento di incollare anche il nostro cuoricino di legno, quindi vado a mettere anche qui la colla al centro del mio cuore e lo incollo più o meno a metà del nastro, al centro del nastro, ma poi potete posizionare il cuore dove volete. Ed ecco qui il mio segnalibro è ultimato, è davvero utilissimo, io ve lo consiglio un sacco, funziona molto bene e la misura è perfetta. Ecco, diciamo che questa era la versione un po' più veloce, un po' più facile, un po' meno precisa del progetto Fai da Te. Adesso vi mostro lo stesso identico progetto, però dandoci qualche piccolo dettaglio in più. Allora, qui ho già tagliato ovviamente il nastro elastico perché il procedimento è identico. Se proprio volete potete realizzare il nastro di un centimetro o due in più rispetto a prima. E dopodiché, per rendere il nastro un po' più rifinito, vado semplicemente a piegare i due angoli esterni verso l'interno, facendo riferimento più o meno alla metà della larghezza del nastro. Ecco qua, vedete che il risultato è più rifinito. Se vi va potete aggiungere questo dettaglio, se no anche come prima andrà benissimo. Ovviamente rifaccio lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Anche qui vado ad incollare l'elastico esattamente come ho fatto prima. Adesso voglio realizzare un'altra cosa in più rispetto al segnalibro di prima e vado a ritagliare un altro pezzetto di nastro abbastanza grande. Passo questa volta un po' di colla a caldo alle due estremità e le piego verso l'interno di circa mezzo centimetro, e anche questo lo faccio su entrambi i lati. Ok, ora piego a metà il nastro e sempre perché non so cucire vado ad incollare i bordi sia a destra che a sinistra, quindi passo la colla il più vicino possibile al bordo e vado ad incollarli. E in questo modo vedete si è formata una specie di taschina dove solo da un lato è aperta. Quindi ora riprendo il mio segnalibro, quello con l'elastico che ho realizzato prima, e vado ad incollare questa taschina, questo nastro con la taschina sopra al nastro segnalibro, quello con l'elastico, per capirci. Ok, abbiamo praticamente finito, adesso vado anche qui ad incollare le decorazioni, che anche in questo caso sono i cuoricini di legno che ho preparato prima. Quello giallo l'avete già visto e ho aggiunto anche quello verde, e questa volta li posiziono un po' più in basso, verso il basso. Prima questo qua giallo e poi subito sopra, attaccato a quello giallo, posiziono questo qua verde. E adesso, se vi state chiedendo a cosa serve la taschina che ho realizzato su questo segnalibro, è semplicemente un portapenne, un portamatite, in modo da averle sempre a portata di mano quando andrò ad utilizzare la mia agenda. Ed ecco qua quindi il progetto finalmente finito dopo mesi di lunga attesa. Alla fine però devo dire che sono molto 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 soddisfatta, molto di più che in realtà aver realizzato una decorazione per Pasqua, perché questa è decisamente più utile e comunque si usa tutto l'anno. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video, dato che questo periodo poi tra l'altro è anche un po' così, i video arrivano quando arrivano, e lasciatemi scritto sotto nei commenti quale dei due vi piace di più. E niente, con questo è tutto, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!
Tra pochissimo inoltre saremo a 30.000 iscritti nel canale YouTube e io vorrei festeggiare con voi, quindi consigliatemi sempre sotto nei commenti che video vorreste vedere per lo speciale dei 30.000 iscritti. Un bacio, ciao!